Ciao ragazzuoli e bentornati sul mio canale con questo nuovo video. Oggi parleremo di un argomento secondo me molto interessante perché in questo avvio di stagione con questo genere di video qui abbiamo già parlato di Milan, di Juve, ma non di una squadra secondo me un po' passata in secondo piano. E perché? Perché chiaramente si parla tanto di Inter dato che è arrivato Conte, si parla tanto di Juve per l'appunto, ma secondo me è giusto dedicare anche uno spazio al Napoli di Carlo Ancelotti che è cominciato da Napoli la stagione, quindi giocando molto bene a calcio, vincendo bene alcune partite, ma concedendo anche un pochino, chiaramente, perdendo punti in modo sciocco, insomma, partenza alla Napoli, come tutti gli anni. E allora volevo sfruttare questo video per parlare assieme a voi, per aprire un confronto, una discussione proprio sulla squadra azzurra. Ma non lo faremo da soli, perché avremo un ospite con il quale parleremo di Napoli ed è un grande tifoso partenopeo, ovvero Fius Gamer. Ciao Andre! Ciao ragazzi e ciao Federico! Allora Fius, parto da un dato. Il Napoli ha giocato 6 partite in questo avvio di stagione, Champions compresa, segnando 15 gol, ma subendone 9, che voglio dire, in 6 partite non sono pochissimi. E quindi ti chiedo, si può parlare secondo te di allarme difensivo o esagerato? E di conseguenza è solo un caso. Poi, per carità, parliamo di allarme difensivo. La Roma pure ne ha subiti tanti, ma chiaramente con Fazio e Jesus, che non sono Koulibaly e Manolas, e quindi appunto fammi sapere cosa ne pensi. Beh sì, ultimamente il Napoli non è che sta andando tanto bene difensivamente parlando, anche se tra virgolette all'inizio parlavamo di difesa più forte del campionato, con Koulibaly, Manolas. Però i Napoli che ci stanno sorprendendo sono i terzini, ovvero Di Lorenzo e Mario Rui. Ragazzi, veramente Mario Rui si sta scatenando, ma anche Di Lorenzo sta facendo, a mio parere, molto ma molto bene. Non credo sia un caso perché magari all'inizio i difensori centrali si devono un po' abituare tra di loro, Koulibaly e Manolas, che Koulibaly, ragazzi, cioè si sa, è uno tra i migliori al mondo, anche se ultimamente sta un po' perdendo la testa, non so perché, ha fatto, a parte la gol con la Juventus, che vabbè, là è stato un caso, però l'espulsione col Cagliari mi ha un po' sorpreso. Koulibaly ultimamente sta un po', non lo so, sta scendendo pazzo il ragazzo. Forse ci vuole un po' più di equilibrio. Ecco, a proposito di equilibrio, mi pare che il Napoli in questo avvio di stagione non ne abbia mostrato tantissimo, nel senso, una grande squadra deve stare attenta e soprattutto deve essere matura, capendo che se non puoi vincere la partita devi stare quantomeno attento a non perderla. Adesso penso a due esempi nello specifico, Juve-Napoli e soprattutto Napoli-Cagliari, perché poi tu a Torino ovviamente hai dei meriti, sei sotto 3-0, riesci a rimontare 3-3, però poi a quel punto c'è la sfortuna dell'autogol di Koulibaly. Ma il ragionamento deve essere: ho recuperato 3 gol, adesso la Juve può tornare avanti, non devo sbilanciarmi per andare a vincere la partita, devo prendermi un punticino che è preziosissimo, perché così la Juve non scappa e io comunque ho rimontato una gran partita. Ma l'esempio che secondo me calza di più è Napoli-Cagliari, perché è ovvio che con il Cagliari in casa l'obiettivo minimo siano i 3 punti, ma per una serie di circostanze che ti portano all'87esimo ad essere ancora 0-0, non puoi lasciare secondo me tutto quello spazio al Cagliari in attacco, farti trovare scoperto e perdere la partita, perché i 3 punti di ieri, che potevano essere 2 punti persi, ma adesso diventano 3 punti persi, si fanno sentire, anche perché perdere in casa non fa mai bene. Tu eri allo stadio, come praticamente sempre, no? E quindi volevo chiederti, nel post partita io ero in redazione a Sport Italia, stavo sentendo Insigne e Marocchi che si scannavano fondamentalmente per un discorso molto semplice, il tema dell'intensità. Ecco, c'è Marocchi che sostanzialmente sosteneva che il Napoli avesse giocato con un'intensità minore del solito, e Insigne che invece diceva: guarda, noi ce l'abbiamo messa tutta l'intensità, ma non siamo riusciti a fare gol. Tu dallo stadio hai visto un Napoli che quest'intensità di cui parla Insigne ce l'ha messa realmente pur non riuscendo a segnare, o comunque hai visto un Napoli giocare con sufficienza al di là del gol poi non trovato nel finale? Ma io penso che per quanto riguarda le occasioni di ieri sera, cioè ad esempio l'occasione di Insigne, sia stata semplicemente sfortuna davanti alla porta, non è che non è arrivato determinato sotto porta, anzi magari se era il Liverpool forse avrebbe tirato diversamente, ma io non credo, credo sia comunque questa è più una cosa di un caso di sfortuna, comunque sì, se non riesci a vincere non è che ti devi sbilanciare del tutto per tutto e rischiare di perdere, perché poi alla fine può capitare che fanno un tiro in porta e rischi di perderla. Quindi se non vinci, certo, puoi magari tenere per il pareggio, perché magari a fine campionato quel punticino ti può dare magari una mano. Senti, ma invece che cosa ne pensi delle parole di Ancelotti nel post partita? Perché a me è sembrato che volesse onestamente un po' anche creare un alibi all'ambiente, nel senso che comunque lui dice: sì, ci abbiamo provato, sono soddisfatto della prestazione, poi questa sconfitta non deve sminuire il lavoro. Per carità, è verissimo, però secondo te le parole di Ancelotti in questo momento sono giuste?
giuste, o ti cito ad esempio Conte che a Cagliari vinse la partita ma criticò la squadra in modo costruttivo dicendo sì però dobbiamo migliorare su molti aspetti. Ancelotti ieri fa un discorso diverso, dice noi stiamo bene tutto quanto siamo stati sfortunati. Mentalmente stona un pochino se fatto il paragone proprio con l'Inter di Conte di cui si parla tanto in questo periodo. E quindi quello che ti chiedo è sostanzialmente, avresti, se fossi stato Ancelotti, detto cose diverse o ti trovi d'accordo con il tuo allenatore? Le parole di Ancelotti secondo me sono alquanto giuste, perché alla fine la squadra ha dato il massimo e l'unico fattore è stata la sfortuna, visto che la palla non è entrata, abbiamo fatto all'incirca penso 10 tiri in porta. Se Napoli ieri avesse vinto per 1-0 nessuno qua stava parlando di magari la squadra non ha giocato bene, ci vuole più cinismo eccetera. Io credo solamente che il Napoli col Cagliari sia stato solamente sfortunato, bisogna dare fiducia alla squadra, mai come quest'anno sono stato fiducioso. Forse Lozano sì, non sta dando il 100% come tutti gli altri, lo stesso anche Milik non mi sta convincendo del tutto, però comunque bisogna dare tempo a questa squadra per adattarsi al modulo e tutto, soprattutto, ma dico soprattutto Lozano, perché è lui che si deve adattare al meglio, perché Llorente è entrato bene in squadra, lo stesso Di Lorenzo, lo stesso Mario Lui che sembra un nuovo acquisto, un nuovo terzino. Quindi io alla fine mi auguro sempre di vedere una squadra, ovvero vedere un Napoli come ha giocato contro il Liverpool. No, no, esatto, anche perché comunque al di là della sfida contro il Cagliari, il Napoli ha perso punti soltanto a Torino con la Juve, che non mi sembra clamoroso, quindi l'avvio di stagione è senza dubbio positivo. Quello che ti chiedo io, girandoti, ovviamente mi diverto sempre a fare queste cose, un sondaggino che ho fatto su Instagram che è finito in parità clamorosa 50-50. Questo Napoli attualmente, quindi avvio di stagione positivo ma con delle incertezze, cosa ti ispira? Nel senso, dove può arrivare secondo te? Si può parlare di scudetto? Il fatto, sai qual è? Che dipendi sempre dalle altre, però tu devi dare sempre il massimo in tutte le partite, ok, però già siamo a meno 6 dall'Inter e già è un dato nelle prime 5 partite che un po' fa scalpore. Ma come ho detto prima, io credo in questa squadra, può succedere di tutto secondo me in questo campionato. Secondo me, mi sbilancio, possiamo aprire per lo scudetto. Secondo te? Secondo me alla fine il Napoli arriverà al secondo posto, l'ho già detto nel video di pronostico alla classifica finale della Serie A, che tra l'altro vi invito a vedere qualora non l'aveste ancora fatto, ma te la contestualizzo anche, in questo momento è partita peggio dell'Inter, è vero, ma ha una lunghezza di rosa più importante della squadra di Conte e quindi secondo me alla fine questo risulterà decisivo. Ma il calcio è strano Beppe e soprattutto parlerà il campo come sempre. Detto questo Andre, ti ringrazio tantissimo per aver partecipato a questo video e averci detto la tua. Ringrazio Federico per avermi dato l'occasione di parlare sul suo canale. Mi raccomando, lasciate un mi piace, un bel commento, iscrivetevi al canale. Noi ci rivecchiamo nel prossimo video. Bella ragazzi, forza Napoli! Bene ragazzuoli, questo era il punto di vista mio e di Fuse Gamer, che ringrazio ovviamente ancora per aver condiviso con noi i suoi pensieri. Fateci sapere qui sotto che cosa ne pensate voi ovviamente del Napoli, dove potrà arrivare e perché, ovviamente motivatemi il tutto. Lasciate like se condividete però quello che abbiamo detto noi, altrimenti se siete nuovi iscrivetevi al canale, noi ci vediamo in settimana con nuovi video, seguitemi su Instagram se volete scoprire di più sulla mia avventura Sport Italia ad esempio, anche perché sto preparando una delle cronaca del campionato danese, pronunce clamorose, ma se volete per esempio sapere quando, c'è Instagram, così come in descrizione c'è OneFootball che mi aiuta sempre, ci aiuta sempre a parlare di calcio nel modo migliore, è il top per quanto riguarda le applicazioni sul mondo del calcio. Ora però vi saluto che vi ho rubato anche fin troppo tempo, un bacione, never give up e bella regà!